Ciao divette, ciao divetti, benvenuti in un nuovo video. Dunque, questo è un video che mi è stato richiesto da qualcuno di voi su Instagram, perché qualche giorno fa stavo commentando nelle stories su Instagram Stories un episodio che ho visto di Black Mirror, e che è tipo il secondo episodio della quarta stagione, che è quello di una mamma che in pratica fa mettere alla propria figlia un microchip collegato ad un dispositivo che la controlla in continuazione, che fa in modo che questa figlia venga controllata in qualsiasi sua mossa, ovunque vada, qualsiasi cosa faccia, insomma. E io nelle storie ho detto, sto microchip dovrebbero inventarlo e renderlo obbligatorio da mettere ai fidanzati. Poi ho detto, vabbè, però io non ne ho bisogno perché ho le mie strategie per controllare la gente. E allora qualcuno mi ha detto, Diva, fai un video in cui spieghi le tue strategie per controllare gli uomini o chiunque sia, insomma. Allora ho deciso, insomma, di accontentarvi, di fare un video, visto che io sono molto esperta nel controllare le persone, sia per scopi di vendetta, ormai le mie vendette sono celebri, e sia quando sono in una relazione devo controllare la persona con cui sto, perché io sono una che controlla molto, e quindi, anzi, ho proprio la fissazione di controllare l'altra persona, le altre persone, insomma. Quindi io ritengo che questi metodi siano validi sia per i fidanzati che per le vittime, insomma, a seconda della necessità. Un mio metodo che utilizzo e che mi dà grossi risultati, oltre a tutte le cose che già facciamo tutti, cioè immagino che molte di voi siano esperte nel controllare i like, i movimenti sui social, tipo su Facebook, mettendo nel gruppo amici più stretti la persona in questione, si viene a conoscenza facilmente di tutti i suoi like, oppure su Instagram, se seguite tante persone, magari potete fare un account fake in cui seguite solo lui, in modo che tutte le attività escano allo scoperto, in modo anche molto più semplice, molto più veloce. Questi sono metodi così, però non so tanto a parlare di queste cose perché sono cose che più o meno facciamo già tutti, anzi magari potete scrivere nei commenti se avete voi qualche metodo particolare per facilitare insomma lo spionaggio. E in più, ecco, una strategia che io utilizzo e che secondo me è molto utile e vi posso consigliare, e volevo parlare proprio di questo in questo video, nel senso che di diverso da quello che fanno tutti per controllare gli altri, appunto i like, cose varie, ho solo questo metodo qua, ovvero creare un gruppo di persone che sono proprio addette allo spionaggio. Io ho un team di persone che sono persone anonime e segrete, quindi nessuno sa chi fa parte di questo team, e questo team è abilitato a controllare le persone che devono controllare, insomma. E quindi ex fidanzati, cose varie, vengono controllati attraverso questo team di persone che spiano i loro movimenti avvalendosi di degli strumenti di cui ho parlato prima, quindi semplicemente like, le robe varie, sia spiando anche le persone intorno a questa persona, perché ricordatevi, una cosa importante per controllare veramente qualcuno è anche controllare chi è intorno a questa persona, cioè le persone che a lui sono più care, più strette, quindi ci va un'opera di spionaggio collettiva per riuscire a sapere veramente che cosa fa quella persona, che intenzioni ha. Ancora meglio se riuscite a farvi amica una persona a lui molto cara e molto vicina, però senza, ricordatevi questa cosa, quando dovete farvi amica una persona che ha conoscenza dei suoi movimenti, che quindi ve li può dire, non dovete far capire che vi fate amica questa persona per controllare quell'altro, cioè il vostro essere spie deve comunque rimanere segreto. Se è un amico falso, meglio, perché se è un amico falso vi aiuterà, però potrà essere falso anche con voi, quindi è comunque sempre meglio
non far capire che si usa qualcuno per spiare quella persona. Bisogna creare delle amicizie che ovviamente in questo caso saranno finte, ma che devono essere più genuine possibili in modo da estorcere più informazioni possibili appunto da queste persone amiche della vostra vittima o del vostro fidanzato. Spero di essermi un minimo spiegata. E poi ci sono altri metodi molto più illegali, come ad esempio inserire nel cellulare delle app spia su WhatsApp. Io in queste cose qua non sono tanto pratica, quindi non vi posso dire, però se voi riuscite a far sì che nel vostro team di persone ci sia anche qualcuno che è abile in queste cose, tutto di guadagnato. Però ecco, ripeto, secondo me è molto importante creare un team di controllo, perché più si è e più è facile che lo spionaggio vada a buon fine, cioè più persone si è e più ci si aiuta a vicenda, ci si divide il lavoro. E poi che altro dire? Ah, una cosa che volevo dire è che molti quando parlano dello spionaggio usano la parola stalking, no? Anche ironicamente, tipo ti stalkerò il profilo, cose così, no? In realtà lo spionaggio non è stalking, lo stalking è proprio tutta un'altra cosa, cioè finché si usa la parola stalking per ridere è un conto, però in realtà lo stalking è tutta un'altra cosa. Lo stalking è molestia, quando si molestia qualcuno, si telefona, si rompe le palle, insomma lo stalking è tutt'altro ed è illegale, mentre lo spionaggio non è assolutamente illegale, perché tutti siamo liberi di guardare quello che fa uno, quello che fa l'altro, di guardare i like, guardare i movimenti, cioè non è illegale spiare qualcuno, quindi si può fare tranquillamente. Veniamo insomma alla considerazione finale, ovvero che per qualcuno può anche essere una perdita di tempo controllare, dipende sempre il perché. Cioè, se non ce n'è bisogno, cioè se voi pensate che una persona sia affidabile, è inutile che perdiate tempo a spiarla. Però se un fidanzato vi reca dei dubbi, vi reca dei sospetti, vi sembra una persona non troppo corretta e non sapete se fidarvi o meno, magari a inizio relazione, quando appunto non potete sapere chi avete davanti, allora ci sta un bel po' di spionaggio, secondo me. Ovviamente ricordatevi sempre che anche voi siete spiati, anche i vostri ex probabilmente vi spiano. Anche i vostri nemici vi spiano, tenetene sempre conto in ogni cosa che fate, perché non è che lo spionaggio è sempre solo a senso unico, soprattutto se avete a che fare con persone narcisiste, robe del genere, perché in quel caso lo spionaggio è assicurato. Il video penso che lo metterò nel corso di come vendicarsi, perché alla fine ci può stare, può essere utile anche appunto in un discorso di vendetta, come dicevo prima. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, nei commenti scrivete quali sono i vostri metodi per appunto spiare, e fatemi sapere se hanno funzionato, se anche voi adottate gli stessi metodi miei, se anche voi avete un team di spie, e noi ci vediamo al prossimo video.